Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di RoboZombie 94 e benvenuti in un nuovissimo episodio di MotoGP 19. Iniziamo quindi la nostra stagione in sella alla Honda del Team Snipers. Stiamo con il primo Gran Premio che sarà qui al Qatar. Ecco, bravo il gioco che ci ha attivato tutto. Allora, come potete vedere, quest'anno anche la Moto 3 e la Moto 2 offriranno questa regola delle due sessioni di qualifica. Per qualificarci, ovviamente, dobbiamo andare forti nelle sessioni di pratica precedenti. Quindi, detto questo, andiamo a scannare come matti. E niente, non siamo tra i primi quattro, ma siamo proprio l'ultimo. Questo, diciamo, un po' mi scoraggia parecchio. Un saluto a tutti i telespettatori. Come detto, probabilmente per la seconda gara già leveremo il 5%. Quindi 115 mi sembra troppo. Per me, veramente troppo. Sono bravino, ma non mi ritengo sto fenomeno. Dunque, dalla porta parte in pole. Ultimi dettagli prima della partenza. Allora, abbiamo 5-5. Useremo la nostra ultima soft per l'anteriore e useremo una, anzi andremo di media hard. Voglio provare così e cerchiamo di scannare già dalla prima curva, cercheremo di recuperare quanto più possibile, perché partire dalla trentesima certo non è la cosa che desideravo al mio debutto in Moto 3. Andiamo a vedere dove riusciamo ad arrivare. Adesso possiamo andare. Qualche istante inizierà il Gran Premio del Qatar qui a Doha e i piloti sono già pronti a fiondarsi tra le curve illuminate a giorno. Eccoci qui, partiamo dall'ultima posizione. Siamo proprio spento gas a martello e si parte per quella che sarà una gara in salita per noi. Troppo in salita però così, se già dalla prima dobbiamo cadere. Mamma mia, qui entrano ed escono da ogni dove. Stringono anche ad andare un po' largo, però comunque si guadagna un po' di posizione dalla partenza. Ci fidiamo tra Masaki e Fernandez? Non credo. Abbiamo ucciso Raul Fernandez. Questo perché all'ultimo ha deciso di cambiare un po' la traiettoria. Perché io volevo fare il sorpasso del fenomeno qua. Tanto Vietti qua, noi superiamo Masaki, Vietti e forse anche Fernandez, non credo proprio su Fernandez, anzi andiamo così larghi che ci facciamo ripassare tutti e tre, ma siamo così veloci in uscita dalla curva, ancora Fernandez si allarga senza motivo. Andiamo un pochino a sbattere addosso a Vietti, speriamo di non caderci però. Cornfail qua davanti a noi insieme a Suzuki. Vediamo anche loro. Stiamo risalendo eppure tanto. E abbiamo davanti a noi Sasaki e poi Migno.
Ok, superiamo entrambi senza particolari sforzi. Ed eccoci alle spalle del nostro compagno di squadra, Tony Arbolino. Che è un po' più lontano, un po' più distante. Credo che dopo di lui ci sia anche l'altro nostro compagno, perché la tuta sembra sempre quella. Ovvio, finché non leggi il nome non ti vai a sorte. E tentati. No, Fenati è sesto, io non credo sia lui. Boss Ben Snyder è primo, dalla porta secondo Masia, Darren Binder, Garcia, Fenati, Canè, così, e compagnia bella, insomma. Quindi dalla porta non ha tenuto. Attenzione qui, sbacchettamento della moto in prima curva e ci costringe anche ad entrare larghi. Stiamo recuperando qualcosa ai danni di Tony Arbolino, che se veramente il guadagno sembra quasi minimo. Invece di entrare un po' più largo, Tony. Comunque il binomio dell'hard al posteriore sta funzionando, anche perché secondo me con la media tracciato il pneumatico lo andava a masticare come se fosse veramente un chewing gum americano. Che ora siamo alle spalle di Tony. Tenteremo il sorpasso prima della curva. Niente, ci chiude la porta. Proveremo curva 8 lungo poi quella che andrà a essere la curva 9. Lui ci riprova. Entra più cattivo in curva 10. Gli lascio spazio per passare, perché non mi pare il caso che ci ammazziamo tra di noi, siamo compagni in fin dei conti. Però in curva 11 gli restituisco il sorpasso e me ne vado. Ok, in qualifica abbiamo fatto schifo e stranamente mi hanno sorpassato sui tempi simulati, non quelli in pista mentre giravo io. Non so cosa voglia dire. Se casomai ci sia un bug con la IA nei tempi simulati. O se ci sia un bug della IA sulla gara, allora. Praticamente dalla 30ª posizione siamo risaliti alla 14ª, abbiamo risalito metà della del gruppone. Ok, dalla 9ª posizione fino alla 13ª il gruppo davanti a noi. Il nostro obiettivo è recuperarli nel tempo di due giri. Questa volta la curva 1 la facciamo molto meglio. Comunque da notare come proprio il posteriore venga masticato, perché cioè comunque con l'hard è lì, l'usura è quella purtroppo. Pensate se per sbaglio partivo con le soft, era finita la gara per me dopo due giri. Ovvio, magari ero più veloce nel guadagnare il tempo sugli altri, però praticamente adesso stavo veramente venendo superato di nuovo da tutti. Dunque, la prima cosa che andremo a migliorare è il motore, perché la moto non mi sembra tutto sto granché in velocità. Comunque perdiamo un po' dal gruppone davanti. Vediamo di migliorare quindi i nostri tempi, perché vorrei prenderli quelli davanti a me. Cioè va bene entrare davanti ad Arbolino, cioè arrivare davanti ad Arbolino, ma vorrei anche arrivare molto vicino a Fenati, anche se Fenati credo sia irraggiungibile in questa gara. Comunque davanti a noi si stanno litigando veramente di brutto, si stanno scannando, perché vedo tanti cambi di posizione davanti a me. Anche se il leader del gruppo non mi pare sempre quello. Ok, ripigliamo un po' di terreno, ma più o meno come se in un giro abbiamo solo perso un giro. Adesso focus sulla gara, cerchiamo di fare il giro della vita. Intanto Boot Amos fa un bel 2.11, tempi che per me sono ancora inarrivabili. Quelli per esempio, vedi, li capisco, sai com'è, sono velocissimi, non li prenderei di certo in una gara del genere.
Ok, 1.7, abbiamo recuperato e ricucito un bel po' di gap da loro. Attenzione Arenas, lo vedo da qua giù, credo era lui. No, era Rodrigo. Era Rodrigo perché più o meno facendo un conto. Tanto Arenas e Ramirez si stanno veramente scambiando i con... le posizioni. Nono, decimo, nono, decimo, decimo, nono. E niente, primo settore perdiamo. Da 1.7 a 2.6 perdiamo quasi 9 decimi. Però il bollino non è più alle nostre spalle, quindi non è che... è la moto che non è al passo con questi davanti. Ovvio, poi Fenati ci avrà pure la moto più forte, ma credo che valga anche la build del pilota sempre in quel caso. Ok, nel giro di questo terzo settore sembrano molto più vicini. Attenzione, vedo un tentativo di sorpasso di quello che praticamente è il mio inseguitore, cioè quello che sto inseguendo, che è Antonelli. Ai danni di uno che credo sia Foggia. Ebbene sì. Comunque li abbiamo ripresi, eccoli qua, Antonelli e Foggia. Forse riusciamo a entrare in top 10 ora, non voglio fare lo sborone della situazione. Ma in questo giro siamo riusciti a ricucire quello che sono stati gli errori dei primi due settori. Siamo alle spalle di Antonelli, è molto vicino, non abbastanza per superarlo nel curvone. Però è mezzo, meno, poco più di mezzo secondo. Siamo troppo larghi, però usciamo forse benino, anche se stiamo rischiando l'high side. Qui sembra un po' più lontano, infatti è 8 decimi. Però la frenata credo che gli abbiamo ripreso qualcosina. No, non ci sta a cadere adesso. C'è tempo e luogo, ma non adesso. Un corbolino dietro di me non c'è più. Abbiamo ricucito poco spazio. Ok, qui su questa, diciamo, rettilineo in curva, questa curva veloce, sono molto lenti. Antonelli forse riesco a superarla alla fine della curva. Forse mi butto anche su Foggia e mi metto dietro Rodrigo. No, su Foggia no, però attenzione perché nel continuo della sezione di curve posso tentare l'attacco fino a Ramirez. Forse voglio proprio alla disperazione tentare l'attacco fino alla nona se posso. Dunque è Tom Booth Amos il vincitore del Gran Premio con il numero 69. Credo che dovremmo accontentarci dell'undicesima posizione, ma è meglio di niente. Attacco finale su Rodrigo c'è stato, ma Arenas e Ramirez se sono andati nell'ultima curva. Undicesima posizione che non ci sta male. Vince l'inglese Tom Booth Amos. In sala la KTM, secondo Sergio Garcia, terzo Lorenzo Dalla Porta, quarto Romano Fenati, incredibile prova del nostro compagno di squadra Jaume Masia, invece solamente quinto Darren Binder, il compagno di Booth Amos, e sesto Aaron Canet,
l'altra KTM. Quello che teoricamente è il favorito alla vittoria del campionato. Solo settimo, Kaito Toba ottavo. Molti secondi dietro Arenas, Ramirez e noi stessi. Noi appagavamo più o meno un 4 decimi di distacco da Ramirez e si è visto. Però guardate quanto eravamo più veloci rispetto a loro due, perché abbiamo fatto i temponi da 2.15 e 6, li abbiamo recuperati così alla fine. Quindi se qualificheravamo più efficienti potevamo quantomeno entrare in top 10. Questo è un sospiro di sollievo per me. Ai punti, quindi ci prendiamo 5 miseri punti, speriamo di poterne mettere altri in cascina. Il Chip Green Power, quindi con questo gran premio si prende la testa della corsa grazie ai 2 punti o un punto, non mi ricordo, di Tony Arbolino, i 5 miei e i punti di Fenati. Ci riusciamo a piazzare quarti, vediamo se nei prossimi gran premi riusciremo anche ad attaccare i team più avanti. Dalla delusione di piloti e meccanici, il weekend era partito con aspettative ben diverse. La cosa migliore da fare è lasciarsi alle spalle questo brutto risultato e concentrarsi sulle prossime gare. Ovvio, non è il risultato che voleva anche il team mi voleva in top 10 in entrambe le sessioni, qualifica e gara. Ora vediamo se abbassando un pochino la difficoltà riusciamo. Comunque siamo molto vicini al licenziamento. È quello che mi preoccupa. Andiamo quindi a fare punti sviluppo al motore. Di uno. Riusciamo a migliorarlo di uno. Vediamo di metterne da parte per la prossima corsa, quella in Argentina. Un altro po' di punti per mettere a due anche il motore. Emos dopo la vittoria parte in pole position stavolta. A Termas Derio Hondo è tutto pronto per dare inizio alla gara. E ora, nella mente dei piloti, c'è posto per un solo pensiero: essere primi al traguardo. Fenati terzo, attenzione! Spegne il semaforo e gas a martello. Partiamo subito per il Gran Premio di Termas Derio Hondo in Argentina. Vediamo subito. Perdiamo una posizione dalla partenza, ma attenzione, un'altra posizione la perdiamo, ma ne recupereremo un paio alla staccata, spero. Invece no, però rimaniamo ventesimi. Attenzione, loro vanno larghi e noi andiamo stretti. Andiamo a recuperare un po' di posizioni qui, gratuite. Oh, qui ci mandano giù. Direi che qui la colpa è un pochino di tutti. E guarda qua. Cioè guarda, loro due, sono loro due che vanno larghissimi. Devo prendere il freno un po' prima e gli restituisco quello che mi voleva fare. Adesso mi metto dietro un bel po' di piloti e sentiremo la scia che ci porta via. Scia con Antonelli. Tardi in mano il freno e andiamo un po' larghi, poi dopo tiene modo che ci si piantano davanti. Eccoci qui, siamo finalmente top 10, superiamo anche Arenas in traiettoria larga. Stavolta in gara la moto si comporta bene, tanto quanto in Qatar, però già da subito troviamo il feeling adatto con la moto. E siamo alle spalle di Ramirez. Nella scorsa gara non siamo riusciti a superare per un nulla. Niente, stavolta ho fatto il cazzone io. Voluto superare a tutti i costi. E ci riesco. Comunque guardate come va larga la moto sull'ultima curva. Proprio non gli piace alla moto quella curva lì del Termas Derio Hondo.
Zitti zitti, con una un solo giro siamo arrivati ottavi. Ora vabbè, ce la stiamo litigando con Ramirez, quest'ottava posizione. Potremmo andare a caccia del gruppetto prima dei primi. Dunque, ottava posizione, credo che ce la terremo perché quelli davanti sembrano irraggiungibili, anche perché perdiamo un secondo a settore, addirittura abbiamo perso 2 secondi in un giro. Ovvio, questo per errori che sto facendo io. Comunque Toba sta staccando il gruppo dietro e quindi vuol dire che noi andiamo proprio ad un passo differente, io e Toba. Comunque Toba mi dava una pista in qualifica, eh. Abbiamo perso un altro secondo da Binder in un settore incredibile, ma quelli stanno andando veramente in un altro pianeta. Attenzione Toba, l'attacco dall'esterno. Per chiudergli la porta, ma Toba pare avere migliore ingresso, maggior velocità nell'ingresso in curva, anche se noi siamo più stretti e più interni. Perdiamo 4 decimi intanto che... Tanto che stiamo parlando, mi sono un attimo zittito per guardare bene la traiettoria ideale da fare. E Toba ha perso un bel po' di strada nei miei confronti, non so il motivo, se forse gli ho tagliato la strada o meno. Adesso è 7-4, abbiamo perso un altro secondo. E ormai Binder non lo vediamo più, lui è lì, noi siamo qui. Toba intanto è alla giusta distanza per l'ultimo giro, dobbiamo solo resistere, ormai è quello, e anzi magari allungare non farebbe male. Dunque le gomme stanno resistendo, non si sono scaldate più del dovuto, l'hard dietro era la scelta giusta, ovviamente ha pagato nel finale, perché credo che chi abbia voluto azzardare una gomma più leggera dietro alla fine adesso si sta ritrovando praticamente la gomma masticata. Da notare, cosa bella che ci sto facendo a casa adesso, proprio come la gomma dietro, la posteriore, inizia a proprio visivamente, graficamente, a sembrare bella rovinata. Segna comunque la stiamo aggredendo a quella gomma. Comunque Toba è entrato aggressivo nei freni, o mi sono voluto frenare con cautela. 9 secondi e 4 di distanza da Binder. Io faccio la prefila del mio gruppetto, ma ormai siamo solo io e Toba. E qua sbaglio di nuovo questo ingresso in curva. A modo è molto 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 faticosa da gestire nelle traiettorie. Non riesco ad avere quella cosa ideale che vorrei io, che è proprio la precisione. Forse nelle prossime gare cercheremo anche di sistemare questo difetto in me, perché il mio difetto nella guida non è un difetto della moto, quella è un'impostazione della moto che io non riesco a correggere modestamente. Dunque Toba lo sente, è proprio attaccato, è attaccato a me ormai. L'ultimo giro sarà il cardiopalma con Toba alle spalle. E si allarga, vuole la traiettoria esterna, io provo a lasciargliela e mi prendo l'interno. Se vuole surpassarmi deve sudarsela. Gli lascio addirittura l'interno. Ok, sono più veloci all'inizio del rettilineo. Vediamo se lui alla fine magari riesce anche con la scia a riprendermi. Ma non gliene sto lasciando più tanta. Adesso sì, perché si è accodato dietro di me. Cercheremo di andare tardi sui freni qui anche noi.
lui ancora più tardi e più esterno. Se Toba vuole quella nona posizione più di me, ottava, pardon. Ma io voglio restituirgliela la posizione. Preferisco l'ottava e me la vengo a riprendere con un po' di cattiveria d'interno, quasi andando sul cordolo. Quasi andando sul cordolo. Questa volta la facciamo un po' meglio, un po' larga ma non troppo. Devo avere un bel margine per quello che sarà l'ultimo attacco di Toba. Troppo larghi, troppo larghi. Ci facciamo riprendere subito da Toba quel margine che ci serviva. Ora è a 4 decimi. Ora è attaccato. Tenta l'attacco all'interno, incredibile. Si fatica fino alla fine. Vediamo se magari l'ultima curva riesco a mandarlo fuori. Entro un po' dentro. Ho la meglio. Prendo il cordolo e vado a prendermi st'ottava posizione, che la preferivo. Un po' cattivo. Ma ho dovuto. Penati quinto. Cane quarto. Seconda vittoria per Tumbut Emos. Secondo Garcia. Terzo Masia. Sesto Binder. Speriamo che Fenati me. Non credo che Arbolino sia andato a punti. Arbolino è ventesimo. Infatti, quindi prendiamo punti solo gli Fenati. Io salgo in nona posizione e agguanto Kaito Toba. Lui ha 15 punti, io a 13. Quindi prendiamo la bellezza di 8 punti. Yeah. Questa gara Fenati scende di 1. Lo supera Joame Marzia. Viene superato Masia. Viene superato anche Lorenzo Dalla Porta, che si ferma a 25 punti. Garcia è l'unico che può ostacolare adesso Tumbut Emos a 40 punti, 10 punti di distacco. Andiamo a vedere invece con i team come siamo messi. Perfetto, superiamo il Leopard Team e ci portiamo quindi a 33 punti di distacco dal Chip Green Power. La KTM lì sembra averne quasi di più della Honda. Vediamo tanto con i prossimi sviluppi che apporteremo per il prossimo episodio, quindi per gli episodi di domani, cosa riusciamo a fare. Quindi per questo video è tutto, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao ciao. Questo pilota sta facendo un ottimo lavoro e questi risultati lo dimostrano. Il prossimo passo è arrivare a lottare per le posizioni che contano, e la direzione presa sembra quella giusta.